egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, il Dio di Giacobbe. Grazie, miei cari, che tornate a San Giovanni e con un bagno nella santità. Padre, ma tutte queste cose che sta dicendo, chi gliel'ha detta? 26 anni, Padre Pio, miei cari, mi ha condotto come un bambino. E lo ringrazio, miei cari. Lui diceva, i primi 2 anni do i confettini, dopo bisogna accettare quello che... I confettini, miei cari, non arrivavano mai, perché erano passati 2 anni e vedevo solo il soffitto. Allora busso, che vuoi? Padre, non ce la faccio più. E sto scemo, fece Padre Pio. Che è successo? Padre, mi è scappato, ho detto che voglio morire. Io, bambinone, capito, 26 anni vicino a Padre Pio, perché erano passati 2 anni, miei cari, e non riuscivo a dormire. Allora, figlio mio, cosa hai detto? Voglio morire. Che questo è peccato grave, desiderare di morire. Allora sono stato attento in tutto, mi confessavo da lui sempre e dovevo stare attento a tutto quello che mi diceva. Padre, ma non l'ha cacciato, ma che doveva cacciare? Era una mamma, Padre mio, era una mamma e mi dava coraggio. Sapendo che mi ero dispiaciuto, si trova in fondo un altro corridoio, la sera seguente. Ed io lo guardo, dico, voglio andare, quello mi sta aspettando. Allora, che faceva? Da una porta andava a finire all'altra. Allora, quando arrivava vicino a lui, siccome solo il medium, miei cari, poteva azionare, le altre dita, allora mi piglia così, tu sto soffrendo, e rideva, capite un po' come mi sapeva prendere? Tu sto soffrendo, tu. Quante cose che ho imparato, miei cari. È inutile che io mi prenda da capo chi era Padre Pio, cosa ha fatto Padre Pio, ma padre, perché l'ha trattato così? Che devo dire? Ringrazio Dio di aver studiato a Roma, grazie a Dio di essere stato da Gregoriano, Collegio Capranica, così via. Però si stava male, miei cari, soprattutto il 43. Non vi dico quello che si mangiava, quindi 5 volte esaurito. 5 volte. Allora disse al rettore, Monsignore, mi conceda un po' di andare a San Giovanni Rotondo. E che devi fare a San Giovanni Rotondo? Ma non ce la faccio più. Ehi, ti do il permesso di andare a casa tua, poi ritorna qui. Spero, Monsignore, speriamo. Quando si arrivò a Benevento, ecco, il controllore fischiettò. Allora una voce, vai a San Giovanni, troverai una madre, miei cari. E allora arrivai a San Giovanni, fu una grande grazia, miei cari. Servì la messa alle 5 volte il profumo intenso, pur essendo un freddo, una cosa grandissima. Alle 7 mi confessai, padre, sarò sacerdote? Sì! Allora non capì più niente, come già descrivere come deve essere il sacerdote. Alle 11:35, dopo che finì, ecco, di avvicinare tutti gli altri, dico, padre, cosa devo fare? Niente, né medici né medicine, comprendete? Né medici, di do solo 2 mesi, aria di campagna e frutta, torna a Roma. I tomi erano tutti in latino. Detti gli esami, io, ignorante, e riuscì il primo. Allora disse dentro di me, ma chi lascerà più questo uomo? Non si può lasciare più. Quando lo mettiamo al centro del cuore e ci facciamo guidare da lui, lui prende le redini nostre. E sempre col sorriso, Padre Pio non era burbero. Padre Pio era una mamma, miei cari, era di una dolcezza straordinaria ed era molto profondo, molto, molto, molto. Allora, chi è che entra in paradiso? Matteo capitolo 5. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Padre,
padre, allora questa è la carta di identità per andare in paradiso. D'accordo, questa è la carta di identità. I poveri in spirito. Allora, ma non devo possedere niente. No, 15 in spirito vuol dire staccati dalla ricchezza. Ancora, beati quelli che sono nel pianto perché saranno consolati. Però asciugati le lacrime, nessuno se ne deve accorgere di questo, mi raccomando, non mi fa fare una brutta figura. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Pare che vuol dire la mitezza, la padronanza di noi stessi. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati puri di cuore, hai capito? La devi amare la castità, che ti libera. Ma è possibile, ma sì! Lascia stare quelli che ti prendono in giro. Elevati, il demonio fa di tutto per adombrarti. Ma padre, ma lei sa distinguere quando è il demonio e quando è Dio? Il demonio è sempre violento. Dio è sempre dolce, anche nei pianti. Padre, dove sta scritto? Volume primo, epistolare di Padre Pio, uscite fuori, comprateli, mie care. Sono 5 volumi. Il primo è una miniera, lettera 268. Vedete come spiega bene, con molta calma, mie care. Quando la testa è confusa e il cuore è confuso, nessuna decisione bisogna prendere. Invece il demonio, che è violento e pompa sull'amor proprio, non ci dà possibilità assolutamente di rientrare in noi stessi. Il Signore vuole la calma da noi, anche nei peccati non vuole che portiamo i solchi profondi. Ma padre, a chi l'ha scritto questo? Al suo padre spirituale bene amato, a padre Agostino, il quale diceva andrò dall'inferno. Ma che inferno? Se tu non vuoi andare, se tu fai tutti di non andare. Ma il demonio gli offuscava la testa e gli turbava il cuore. Dio ci ha chiamato per il paradiso, mia cara. Non di soffermare su ciò che ti turba. Non di soffermare su ciò che è violento. Il demonio non ha la dolcezza costituzionale, è violento. Dio è una mamma. Dio è una mamma.